abbiamo effettuato dei lavori di dragaggio perché, come saprete, diciamo, con l'attuale struttura portuale i fenomeni di erosione sono sempre frequenti, quindi abbiamo completato un'attività di rifacimento. Sono in corso dei lavori di progettazione da parte dell'Igiene Civile Opere Marittime di Trapani per quanto riguarda il progetto, che dovrebbe essere finanziato dall'assessore delle infrastrutture per circa 100.000 euro per liberare un po' l'accesso al molo, e poi stiamo seguendo un'altra progettazione del comune che prevede un dragaggio molto più esteso. A questo poi, per completare un po' il quadro della problematica, abbiamo redatto uno studio che prevede, diciamo, sì, la necessità per questo arenile di continuamente lavori di manutenzione, ma si punta anche a un discorso infrastrutturale che seguirà ovviamente un percorso medio-lungo che dovrà vedere sicuramente una rimodellazione del porto di San Vito Lo Capo alla luce di quelle che sono le criticità che emergono nella compatibilità tra spiaggia e porto e con i problemi che stiamo riscontrando soprattutto sull'erosione. Direi che a San Vito Lo Capo possa servire anche un porto di modeste dimensioni che può, possa tutelare ancor più la spiaggia, che è il nostro diamante e che deve essere in ogni caso tutelato su ogni punto di vista.